Lo staff di preparazione fisica ha costruito per voi un programma di 4 settimane. Nelle 4 settimane ci saranno progressioni didattiche per lo sviluppo della forza degli arti inferiori, degli arti superiori e di una corretta posizione in core stability. Nella prima settimana effettueremo uno skater jump, in verità senza il jump, solo isometrico o il passaggio da un arto all'altro. Mantenimento è importante la questione della postura, dove il ginocchio non deve mai superare la punta del piede e il corpo non deve essere troppo piegato o comunque fesso verso in avanti, ma deve essere portato una postura parecchio retta. Perfetto. Un altro esercizio che utilizzeremo per il potenziamento degli arti inferiori è lo skater jump. Partiamo da una posizione isometrica, quindi 3 secondi isometria, salto, mantenimento della posizione isometria con l'altro arto, salto, 3, 2, 1, jump, bene, 3, 2, 1, jump, 3, 2, 1, jump, ultimo, 3, 2, 1, jump, perfetto. Nella terza settimana invece il nostro atleta effettuerà degli skater jump dinamici. È importante la postura del piede e la postura del ginocchio durante la fase. Non effettuiamo più di 10 o 12 salti per arco. Stop. Una settimana il nostro atleta invece effettuerà uno skater jump alternato a un salto verticale, quindi una volta in arrivo, salto sul posto con cambio di direzione. Ultimi due,